Misure anti-Covid al Consiglio dei Ministri verso ritorno a scuola il 7, boccia le regioni, chi posticipa rinvii anche le altre attività. Quasi 11.000 nuovi contagi ma diminuiscono i tamponi, resta invariato e sempre alto il tasso di positività. Vaccini, il Viminale rafforza la sicurezza nella distribuzione, oltre 122.000 dosi somministrate via la campagna in Lombardia. Zingaretti, sia rilancio governo, Renzi, chiediamo risposte, Di Maio, Conte non si tocca, centrodestra, maggioranza a casa. Londra verso nuova stretta anti-Covid, tra poco il discorso di Boris Johnson, Germania e Austria allungano i lockdown. Il rider picchiato e derubato a Napoli, fermati 6 giovani, 2 sono minori, mi spiace per loro, dice, sono ragazzini. L'ondata di gelo sull'Italia, nord sotto la neve, strade chiuse e frazioni isolate in Friuli, Veneto e Piemonte. All'Abetone mai così tanti fiocchi da 30 anni, forte pericolo valanghe, previsto un nuovo peggioramento. Buonasera dal TG1, sarà un nuovo decreto varato in serata dal Consiglio dei Ministri a disporre le misure anti-Covid da adottare dopo l'Epifania, cioè tra il 7 e il 15 gennaio, quando scadrà l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo del Governo anche un inasprimento degli indicatori per definire il passaggio di colore delle regioni e la discussione sull'ipotesi di ritorno a scuola il prossimo 7 gennaio. I servizi d'apertura sono di Roberto Chinzari e Alessandro Gatti.